Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata. Oggi appunto vorrei dare un piccolo premio, diciamo anche per ringraziare tutti quelli che mi hanno seguito in tutti questi anni, da quando appunto questo canale YouTube è partito, siete in tanti, stiamo crescendo molto. Allora ho pensato di fare un piccolo premio, ecco, da dare. Naturalmente, insomma, io vorrei darlo a tutti, però non è possibile appunto che tutti ricevano questo premio, che appunto è il famosissimo Seiko 5. Ecco, non è il mio, perché il mio appunto è questo qua. Questo qua è appunto stato comprato apposta per fare appunto questa premiazione. Ecco, il codice è il SNXS79K, appunto, che contraddistingue questo orologio, che è molto bello, ha un quadrante grigio cangiante, è veramente stupendo. Non sapevo appunto che il grigio, credevo che fosse più scuro, ma veramente è un orologio molto 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 bello come colore. Ecco, sapete che è un orologio iconico, sapete che è un orologio che è nato nel 1963, quindi ha una storia incredibile. Sapete che si chiama Seiko 5 perché appunto deve avere 5 caratteristiche, che sono l'impermeabilità, sono che deve avere la corona ore 4, deve essere molto durevole sia come cinturino sia come cassa, deve avere la funzione del giorno e della settimana e del mese, poi deve avere la carica automatica. Questo orologio fu costruito per dare la possibilità a tutti di possedere un orologio automatico, ecco, e con, diciamo così, un prezzo che fosse accessibile. Ecco, ricordiamoci che in quegli anni lì soltanto gli orologi più blasonati erano riusciti a produrre orologi automatici, perché il quarzo stava dilagando. Quindi questo qui è stato veramente un orologio, un supereroe, nel senso che è riuscito a sopravvivere all'avvento del quarzo. A un certo punto era uscito anche dai cataloghi della Seiko, però in qualche modo è riuscito a sopravvivere soprattutto nel mondo arabo, è sempre rimasto molto molto famoso, e infatti anche oggi questo movimento può essere trovato con la scritta sia in inglese sia in arabo, proprio per questo motivo. E poi con l'avvento di internet tutti gli amanti nel mondo, che erano insomma un po' sparsi, si sono ritrovati e sono riusciti appunto a creare una comunità di amanti di questo orologio, che veramente ha una storia veramente veramente incredibile. Per partecipare a questa premiazione dovete fare tre cose. Allora, se non siete ancora iscritti, dovete iscrivervi a questo canale, che naturalmente sapete che non costa niente. Poi dovete mettere un like sempre in questo video, e poi dovete scrivere nei commenti Seiko 5. Lo potete scrivere in italiano, potete scrivere in inglese Seiko 5, potete scrivere come 5 come numero, Seiko 5 come numero. È uguale. Dopodiché, alla fine del mese di marzo, verrà sorteggiato il vincitore. E insomma, poi cercheremo man mano che andiamo avanti col canale di dare anche altri premi. Quindi se non vincete, non vi preoccupate, che poi ci sarà un'altra occasione. Ok, io vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao e buona domenica. Ciao!